Rieccoci tornati a Crocchette, ciao a tutti, siamo qua nello spin-off ufficiale di Book Crossing, il programma di Radio Becchetti Evangelica che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. Parliamo di libri, di belle notizie, di tutto quello che ci sta in mezzo e riusciamo ogni settimana ad affrontare un argomento diverso. Questa settimana è stata un po' particolare, mi è piaciuta l'idea di poter affrontare l'inizio, no, di questa nuova fase della nostra quarantena, la fine fondamentalmente della quarantena, facendo una riflessione su noi stessi, tirando fuori quello che forse siamo riusciti un po' tutti, chi più chi meno, a elaborare durante questi 2 mesi di clausura. E io mi sono resa conto che ho elaborato tanto i miei errori, gli errori passati, gli errori del presente e anche ovviamente quelli che farò nel futuro. Abbiamo parlato di errori, è stato molto strano, anche divertente e anche gratificante. Io ho iniziato la settimana dicendo che sì, è importante vedere dove abbiamo fallito, ma la cosa più importante è finire la settimana, la giornata, forse anche determinati periodi della vita con un sorriso sulle labbra, perché dobbiamo sempre alla fine trovare un modo per perdonarci. E proprio di questo perdono, in questo perdono, mi piacerebbe tirare fuori un libro che è stato protagonista della settimana, ma anche è stato protagonista della mia libreria e delle mie letture. Ovviamente sto parlando di un grande ritorno e riguarda Elizabeth Strout con Olive, ancora lei. Un libro che racconta una storia precedente, perché questo testo, questa protagonista era già arrivata in casa Einaudi e nel 2017 è pensata ha vinto il premio Pulitzer con Olive Kitteridge, il primo dei 2 volumi di questa scrittrice straordinaria che è riuscita con una delicatezza immane, ma anche con un amore straordinario per la verità e per l'umanità, a raccontare la quotidianità di questa donna, di questa protagonista e riuscire anche a tirare fuori i suoi dettagli più sbagliati, i suoi dettagli pieni di errori e a dare una luce quasi candida, quasi lucente, permettendoci anche a noi di leggerla e ritrovarci nelle sue parole. Olive, ancora lei, Elizabeth Strout, è il consiglio di oggi, Crocchette, e ve lo assicuro, è una bella lettura, è utile e davvero ci fa fare forse un po' pace con i nostri errori.